Allora, il libro che adesso vi sto mostrando in copertina, ecco questa è la copertina, e ci sono gli occhi del maestro. Il libro nasce durante il lockdown del 2020, quando Anna, la protagonista, scende ad Abu Dhabi da suo marito e per il lockdown, prima che gli aeroporti sia emiratini che europei chiudessero, e vive questo lockdown che è molto oppressivo, anche rispetto, io capisco che in Italia sia stato molto, molto oppressivo il lockdown. Lì abbiamo invece avuto un lockdown ancora più eccessivo, cioè proprio militarizzato, tipo cinese, dove ti mettevano addirittura il braccialetto all'aeroporto quando tu scendevi dall'aereo e facevi tutti questi test, e quindi dovevi dormire anche 10 giorni con questo braccialetto al polso, no? Mamma mia. Perché sì, e altrimenti ti arrivava la polizia. Qua c'era proprio questo intenso controllo della popolazione. Il Green Pass è nato subito e quindi abbiamo avuto subito al HOSM, che da noi è arrivato il Green Pass qui in Europa dopo 1 anno e mezzo, là immediatamente. E questo ha fatto riflettere Anna, la protagonista, che seppur stava sulla spiaggia quasi, no? Perché avevano questa casa sul mare e quindi potevano anche godere delle gite in barca, della sabbia, di tante belle cose. Prima non c'era più il diritto di godere di niente, perché come fai a sentirti felice quando il resto dell'umanità sta soffrendo? E secondo, Anna ha cominciato a pensare al nostro futuro e a che cosa veramente stesse succedendo in quel famoso 2020. Infatti si vede molto vecchia nel 2090, 2080, quando ormai la digitalizzazione è arrivata proprio alla sua forma più completa. E a contemplare proprio un tipo di vita in cui la DAD, il lavoro in remoto, la scuola in remoto hanno cominciato a svilupparsi proprio in questo nostro periodo. Diciamo che Anna capisce che il 2020 è uno spartiacque, che verrà ricordato proprio anche tra 100 anni, diciamo, perché nel 2020 avviene la quarta rivoluzione industriale, cioè proprio il passaggio della nostra esistenza sociale ed economica nel web. Quindi ricordiamoci, quarta rivoluzione industriale. Mentre nel 2080 ci sono dei personaggi che hanno addirittura accettato di vivere completamente addormentati nelle macchine, perché questi sono i dettami forse del transumanesimo. Che cos'è questo transumanesimo? È quello che ci aspetta probabilmente dietro l'angolo. È quello che promuove Klaus Schwab, che è un fautore di Davos, e promuovono tutti i transumanisti, e cioè la trasmutazione dell'uomo in una macchina, se non il proprio addormentamento nel web, in una specie di Matrix in cui il web diventa l'unica realtà possibile. Quindi questo ibrido uomo-macchina a cui è destinata per Anna l'umanità, e che vedrà appunto nel 2080 la sua completa manifestazione, in realtà dai transumanisti è contemplata assai prima. Già dicono che nel 2050 noi avremo una nuvoletta, cioè noi saremo sempre collegati al web attraverso dei microchip, eccetera. Non sono questi discorsi, diciamo, complottisti, perché oggi uno dice microchip, subito complottista. No, è Klaus Schwab che ci racconta di questo. Lui ha scritto il Grande Reset, non è un complottista, è proprio il fondatore di Davos, che è il nucleo di tutti gli industriali del mondo, tra cui Bill Gates, eccetera, e loro si ritrovano proprio per dare forma a questo nuovo tipo di umanità che, secondo loro, lo fanno molto in buona fede, migliorerà le nostre condizioni. Cioè, va bene diventare mezzo uomo, mezza macchina, per esempio, questo potrebbe aiutare chi non cammina, i paralizzati, per esempio, a riprendere controllo delle proprie gambe, perché i microchip innestati nelle gambe possono far funzionare dei circuiti nervosi che altrimenti sarebbero bloccati. Quindi, in nome di questo, comunque, chissà dove sconfineremo, no? Perché ogni innovazione, anche la più positiva, la più ben accolta, ha sempre dei risvolti che, se non controllati, diventano anche pericolosi. Certo. Senti, ma parlaci del tuo libro, il maestro chi è, che cos'è per te? Ma il maestro è proprio questo, cioè il maestro è questa Anna che nel 2020 va
ad Abu Dhabi, vive questa realtà, si vede proiettata nel futuro e si vede anche nel passato, quando nel 2017 stava in questa Dubai così decorativa, la svegasiana, lussuriosa, molto molto estetica, e una Dubai che comunque adesso sta ritornando, che lei pensava non tornasse mai più, questa forma di mondo così spensierato. E accanto ad Anna c'è un'altra protagonista, Eleanna, che negli anni 2000, prima che tutta la digitalizzazione e anche internet prendesse veramente piede con i social, questa Eleanna viene sorpresa alla stazione da un maestro, da una figura strana, molto affascinante, con i capelli lunghi, un Gesù Cristo rockstar, che la invita a entrare in una comunità ai margini di Parigi, e con altri discepoli Eleanna entra in questa comunità e impara delle regole fondamentali, delle lezioni per prendere contatto con il vero se stesso e raggiungere così la libertà. Ecco, queste essenzialmente sono le lezioni del maestro. Non dire di più perché sennò scopriamo tutto il tuo libro, che è molto interessante da leggere. No, ma in realtà, guarda, il mio libro non è solo questo, perché è un libro anzitutto di 300 e passa pagine, e in queste pagine è scritto talmente intenso che ogni capitolo è un po' instagrammatico, questo libro. Ogni capitolo è conchiuso in una forma diaristica, certo, e permette quindi al lettore di penetrare tanti mondi senza mai perdere il filo del resto, e anche, cioè, il mio libro è questo e oltre, insomma, quindi c'è molto nel libro. Senti, tu comunque sei un'italiana, quindi europea, che vivi da quanto tempo invece ad Abu Dhabi? Ma sono stata 15 anni, perché mio figlio adesso ha compiuto 15 anni, e anche la mia bambina 11, però nel momento in cui loro vanno a scuola, io ho preferito muovermi in Europa, tornare in Europa, perché secondo me le scuole europee sono migliori di quelle emiratine, poi magari è la mia opinione, però. E quindi mi sono ritrasferita qua in Svizzera, perché io sono pure svizzera, e poi spero che i miei bambini qua respirino anche un'aria un pochino più naturale e più radicata, così come gli alberi hanno delle profonde radici, anche la gente qua ha delle radici, perché la civiltà emiratina è molto transitoria, cioè proprio molto transitorio. Senti, ma la libertà nella civiltà emiratina? Ma la libertà, per quello che riguarda le donne. Ma la libertà è un tema molto discusso, nel senso che cosa vuol dire libertà? Per noi libertà ha un senso, per gli altri libertà ha un altro senso. E forse la presunzione di noi occidentali, anche di Anna nei primi libri, perché io ho scritto l'occidentale, in cui proprio sosteneva Anna questa lotta spasmodica per il femminismo, no? A favore delle donne, parlando a delle donne che, vabbè, mettiamo tra parentesi che Dubai è veramente Las Vegas, ci sono più minigonne là che a Milano, diciamo, no? E ci sono più feste lì che in Italia, ecco, cioè è proprio Las Vegasiana. Però quando tu entri nella realtà proprio locale, allora devi cominciare ad avere a che fare con un mondo asiatico che costituisce l'80% della popolazione, mentre un certo 10% sono arabi, e quindi europei sono abbastanza pochi. Gli europei che vanno a festeggiare là non sono il dato di fatto della popolazione, no? Che comunque resta un impianto molto tradizionale di vita, come gli arabi, come gli asiatici. Ora, libertà in questo contesto, quando Anna andava a parlare alle sue amiche, quelle, sai, vestite di nero, col jihad, eccetera, della libertà, della famosa libertà, rimaneva sempre frustrata, perché queste amiche poi cosa le dicevano? Noi non ce ne facciamo niente della vostra cacchio di libertà, perché voi siete delle schiave. E Anna diceva: perché noi siamo delle schiave? Perché voi dovete andare a lavorare, avete la famiglia, dovete fare, non so, farvi tutto, anche l'autista, portare i bambini a scuola, fare le faccende domestiche, vivete in case piccolissime, dovete lavorare perché non bastano i salari, cioè dipingevano proprio la realtà della donna occidentale tipo sherpa,
Ma io veramente guardando anche delle ex compagne di scuola mi rendevo conto che non avevano tutti i torti, perché il nostro femminismo ci ha portato a rendere le donne schiave di una tipologia di vita, abbiamo proprio degli stracci a volte, pur di mantenere la famiglia, pur di avere una famiglia, la donna e lavorare, la donna non vive più, ma fa una vita veramente faticosa, mentre là si possono anche, come si può dire, adagiare in un mondo di donne come le nostre nonne. Allora Anna, la smessa di fare questa occidentale un po' isterica, no? Questa rivendicatrice dei valori, perché ha capito, primo, che la libertà uno deve farla crescere dentro, che la democrazia non è una cosa che si può insegnare, ma deve nascere da dentro. E quindi lei ha detto, bisogna essere anche pronti per conoscere un certo tipo di libertà, perché lei stessa comunque, prima di arrivare alla libertà interiore con questo marito molto accentratore, ha fatto tutto un percorso. E stranamente con il maestro, quando lei ha fatto questo percorso, anche col marito è andata molto meglio. Cioè i tiranni non si vincono dall'esterno con la convenzione, si vincono dall'interno. Ecco, cioè nel senso è proprio una maturazione personale. Ma tu non, scusa, non stai parlando delle donne emigratine, nell'emigrato che ricche, perché non tutte le donne sono ricche, allora ci sono donne che vengono a lavorare, vengono... No, guarda, tutte le donne arabe sono ricche, no, tutte le donne arabe sono ricche, perché là le domestiche costano talmente poco che tutti si permettono anche una domestica in casa. Oltretutto, se sei arabo emiratino, tu hai diritto a delle sovvenzioni sociali molto, cioè, notevoli, proprio ti danno la casa, cioè, proprio un'assistenza, perché è difficilissimo avere il passaporto emiratino. Sono pochi gli emiratini, lo ripeto, saranno il 10% massimo. Quella situazione di poca assenza di libertà sono i lavoratori che dal Pakistan e così devono lavorano a salari forse normali nei propri paesi, ma veramente anomali alle nostre latitudini, cioè le persone che lavorando lì non avranno mai il passaporto, eccetera, eccetera. Ma questo è un po' tutto per il Medio Oriente in generale. La condizione di sottomissione della donna forse è più una questione afghana o saudita. Dubai è un'isola nel deserto, cioè Dubai è proprio Las Vegasiana, devo dire. Poi il fatto della libertà, è chiaro che è una tipologia di donna un po' diversa, no? Una donna che non aspira all'indipendenza lavorativa a tutti i costi, cioè più alla manicure, più allo spa. Cioè noi siamo lì, cioè Anna si incontra con questa tipologia di donna manicurizzata più che una donna sofferente, che invece puoi trovare magari nell'indiana di Satwa, che sta con l'autista pakistano e magari hanno delle difficoltà, però la trovi magari nell'Arabia Saudita, questo tipo di donna che... Il mondo di Anna è una società molto, molto privilegiata, no? Una società privilegiata in cui comunque le donne vogliono essere donne decorative più che essere donne reali. Questo è il fatto. Senti, non hai parlato chiaramente, hai parlato del Covid, che nel momento in cui hai scritto il libro non era ancora finito, neanche adesso purtroppo, però non hai parlato per esempio della guerra attuale che c'è appunto in Ucraina. Anche perché il libro è uscito prima che scoppiasse la guerra. Sì, certo. Che cosa ne pensano ad Abu Dhabi di questa guerra? Ad Abu Dhabi la guerra non esiste. Cioè, proprio no. Tu guardi i giornali abu dhabiani, dubaiani, ci sono un trafiletto che riguarda la guerra. Io ero ad Abu Dhabi 3 mesi fa ed all'aeroporto era scoppiata una bomba dello Yemen, sai, di questi ribelli yemeniti, e quindi lì si sente molto lo Yemen, e certo, quindi la guerra là è lo Yemen, cosa che da noi non ha avuto molto eco. E adesso non più. La nostra guerra è una guerra nostra, e chiaramente noi pensavamo che fosse morta questa distinzione tra Occidente e non Occidente,
crollato il muro di Berlino, noi pensavamo basta, adesso è finito tutto, siamo un unico mondo, siamo tutti... E invece proprio questa differenza esiste e l'Occidente si è svegliato dal sonno. Cioè si è reso conto che l'Occidente, vabbè, costituito da Europa, America e Canada, è come contrapposto al non occidente che è tre quarti del mondo. Cioè non ci rendiamo conto noi occidentali, come Anna era un po' miope a questa verità, però abbiamo tutto un mondo che non ha valori occidentali. Allora abbiamo il Pakistan, abbiamo l'India che pur se democratica, insomma, tuttora non è che sia proprio filo occidentale. Abbiamo tutti i paesi arabi, abbiamo la Cina, abbiamo un mondo che non è occidentale e che anche dei valori occidentali non li condivide pienamente, no? Perché sono paesi in situazioni più tradizionaliste, che mettono anche forse al primo posto delle cose tipo la famiglia, dei valori che per loro sono più valori dei nostri valori, e vedi anche lì il concetto di valore, di diritto, come cambia a seconda delle latitudini. Ci sono paesi che non conoscono, non hanno il concetto di diritto, cioè proprio non ce l'hanno. Noi pensiamo che tutti abbiano il diritto al lavoro, all'assistenza o anche alla cassa pensione, ma c'è tutto il Medio Oriente che non ha cassa pensione e nessuno si sogna di chiederlo. Allora noi siamo un paese che conosciamo democraticamente il diritto, siamo un paese liberal-democratico, ma questa è la nostra lezione, ci viene dall'Occidente. E noi pensiamo, quando ragioniamo, che tutto il mondo sia così. Il mondo non è così. E quindi noi, quando stiamo adesso confrontandoci con la Russia, cadiamo da piedestallo. Diciamo, ma come? Com'è possibile che la Russia abbia dei valori così diversi dai nostri, per esempio, no? Questa guerra che sta diventando quasi una guerra ideologica. C'è il patriarca, Kirill, che si scaglia contro di noi, eccetera, eccetera. Cioè, è veramente impressionante, no? C'è proprio lo scontro di due forze di pensiero diverse e adesso noi ce ne stiamo rendendo conto a poco. Però posso dirti una cosa, questo mondo occidentale, che può essere sicuramente in errore, può sbagliare, eccetera, è molto ricercato dagli altri paesi. Certo, tutti vogliono venire in Europa perché il mondo del diritto. L'Africa soprattutto. L'Africa vuole venire in Europa, ci sta creando dei problemi. Ma tutti vogliono venire, perché è il paese della cucagna, c'è l'assistenza quando sei vecchio. Ma certo, scusa, sei ammalato, ti ricoverano gratis in ospedale, ma dove succede? In America persino devi pagare. Allora, in America è veramente... Sì. Ma è il paese della Spagna, ma tutta l'Europa, ma abbiamo orde di persone che vorrebbero il passaporto europeo perché così risolvono il problema, perché c'è l'assistenzialismo. Allora c'è questa base, questa matrice molto anche cristiana socialista, quasi paradossalmente cristiana, cattolica e socialista, che comunque assiste tutti, no? E proprio accoglie, quindi la tolleranza che abbiamo noi non ce l'ha nessun altro. È chiaro che tutto il mondo vuole venire qua, chiaro. Ma non perché avrebbe più diritti? Per esempio il diritto alla salute. Ma certo, lo sto dicendo, l'ho appena detto, noi siamo il paese della cucagna, noi abbiamo i diritti che non è, nessuno ha, cioè nel resto del mondo non ci sono i diritti. Non ci sono diritti. Per esempio in Pakistan non c'è nessun diritto, cioè anche nei paesi arabi non c'è diritto alla cassa pensione, non c'è diritto neanche all'assistenza, devi pagare una tessera comunque sia, però non c'è veramente questa cosa. Dopo i 50 anni per lavorare nei paesi arabi devi pagare, tu devi pagare per stare là, hai capito? E quindi a questo punto è logico che tutti vogliono venire in Europa, ma è proprio per quello che l'Europa è così voluta. E questo diritto, questa cosa, ma è anche per quello che quando noi europei ragioniamo sul resto del mondo facciamo l'errore di pensare che gli altri ragionino in termini di diritto come noi. Invece gli altri, per esempio, se noi ci confrontiamo a un regime tirannico, noi pensiamo di avere, che non sia giusto fare così, e la mettiamo sempre sul moralismo. Ma con i tiranni non si deve ragionare sul moralismo, perché loro sono tiranni. Loro non hanno il moralismo. Cioè la nostra difficoltà
di persone che abbiamo il moralismo in ogni azione, anche politica. Noi tiriamo in mare il moralismo, ma cosa c'entra il moralismo con delle invasioni tiranniche, con dei paesi che comunque sono dei tiranni? Non esiste il moralismo. Allora c'è qualche cosa che anche noi sbagliamo nell'affrontare gli altri, ma anche, non ci rendiamo conto. Ma sì? Questi paesi vogliono integrarsi con noi. La Cina, per esempio, ha invaso l'Africa, ha invaso l'Europa, l'America anche in parte, anche se l'America non cerca di ostacolare. Invaso? In che senso invaso? Invaso con i loro prodotti, con le loro... Sì, ma non è un'invasione politica, è un'invasione espansione economica. Sì, vabbè, ma quella è normale, cioè se tu chiedi a qualsiasi mondialista, perché domani tutto il mondo è paese, è chiaro che chi ha i soldi va a fare investimenti e quindi non è che i cinesi si portano via un pezzo d'Africa, se lo portano nel coso. Loro investono i propri cose e poi magari se non ci sono le strutture ci sarà anche un po' di sfruttamento, però il punto è che anche in Europa molte cose sono comprate dai cinesi, una fabbrica che sta fallendo viene comprata da un altro stato più forte, la fabbrica resta in quel paese, è chiaro che questa situazione viene presa da... ma questa è una situazione ormai mondiale, cioè, come si può dire, l'Europa, ma sai che mi viene in mente proprio che l'Europa è un po' il tramonto, insomma, se va avanti così, caspita... Io la vedo male, povera Europa. Cioè, povera tu dici Europa, che l'Europa è il tramonto? Ma poveri noi, perché secondo me non è che io dico che sia al tramonto, dico che siamo messi veramente in difficoltà. Tra il lockdown, tra il Covid, tra la crisi economica, della guerra e tutto. Cioè, io questo tramonto lo vedevo a Dubai perché c'erano i pakistani, gli indiani, che per dimostrare che loro avevano tutti domestici, mentre tutti i loro domestici a Dubai e Abu Dhabi erano asiatici, pakistani, indiani, filippini, loro avevano tutti domestici europei. Allora io mi ero messa a ridere e dico, guarda, tra 50 anni, 100 anni, 80 anni saremo noi a andare a servire nelle case dei cinesi, perché i cinesi stanno prendendo tutto, insomma. Dipende come andranno le cose, vedremo come andranno le cose. Comunque, comunque il potere della Cina adesso sta nascendo, io spero che l'Europa sia abbastanza forte per farci conto, perché insomma io l'Europa non l'abbandono, cioè la casa mia è la casa piena di musei, di arte, di bellezza, e come l'Europa non c'è niente, dai, cavolo. Beh, anche da Abu Dhabi, no? Stanno facendo molte cose culturali, cioè mi pare un'emirata. Sì, ma Abu Dhabi è nuova, l'Europa è il museo, è la nostra storia. È vero. Senti, e questo libro chi lo consiglieresti? Io lo consiglio a tutti. Lo consiglio ai ragazzi che sono in via di formazione, perché è un libro formativo. È un libro che attraverso il maestro ti fa proprio fare delle tappe proprio anche di lavoro su di te e di lavoro che diventa pratico, e quindi tu impari tantissimo. Tu impari tantissimo a trovare anche la pace interiore, anche il successo, a uscire da situazioni come le Anna, di povertà, di sofferenza, di difficoltà, e raggiungere situazioni di benessere e interiore, esteriore, tutto, perché poi quando hai benessere dentro viene fuori anche quello fuori. Dentro sei anche buoni fuori, sì, certo, è vero. Senti, tu hai fatto anche la modella, mi pare. All'inizio ho fatto anche la modella, sì, ma adesso no, sono una mamma. Certo, una mamma, ho fatto televisione parecchio, eccetera. È chiaro che all'inizio si fa tutto, non ci sono i soldi, uno deve fare strada. E in televisione sei andata parecchie volte, mi pare. Sì, ho fatto anche tanta TV, certamente. Poi mi sono fermata proprio con la nascita dei miei bambini, ed è stata una fermata felice e voluta, perché sono la cosa più bella del mondo, insomma, no? Poi adesso stanno crescendo, quindi io sono contenta di tornare proprio pienamente alla promozione dei miei libri, di queste cose qua. Hai scritto 13 libri, no? Hai scritto parecchi libri. Molto, sì, con la Mondadori, sì. Però sei molto ironica nei tuoi libri. In questo un po' meno, forse un po' più sofferente, un po' più melanconica. Questo qui? No, sì. Non mi sembra sofferente come libro. Gli altri non letti solo in parte, però gli altri mi sembravano più ironici, ecco.
Ma a me sembrava che l'angelo fosse veramente malinconico. L'angelo, era stato un paragrafo in cui c'era questo angelo custode che era apprezzato molto nell'aldilà della morte. E l'occidentale forse era molto ironico, ma questo è buffo. Quando si parla di Dubai è veramente... Ah, sì, ci sono delle... È veramente buffo, sì. Si ride anche tanto. Malinconico, io non lo vedo molto malinconico. Io lo vedo molto come un flusso narrativo, come riflessivo, però malinconico a me sembra di aver superato. Realtà. Sì, la malinconia poi mi sembra una cosa così pigra a me. Cioè, se vuoi essere malinconico, allora sii triste del tutto, no? Sii un po' estremo, però la malinconia mi sembra così, un sentimento così a mezzo, ma... Senti, posso dire una cosa? Perché hai portato i tuoi figli a studiare in Europa? Perché secondo me le scuole in Europa sono migliori di quelle latine. Non ci sono degli insegnanti bravi anche in paesi arabi? Sicuramente ci saranno, ma la struttura delle scuole che non è secondo me buona così. Cioè, io adesso li ho messi in una scuola americana. In Europa gli insegnanti vengono pagati molto di più, quindi automaticamente pensi un bravo insegnante, forse penserà anche a quello. Di solito gli insegnanti passano e vengono a Dubai, passano per un'esperienza di 1 o 2 anni, poi non li trovi più. Vanno e questa è stata sempre, esatto, vanno via, perché per loro è un'esperienza Dubai, è un paese di transizione, Dubai è transizione, i dottori... che avevano, io ho cambiato tantissimi dottori per i miei bambini, perché loro arrivano e transitano, no? E dopo cambiano continente. E così gli insegnanti che erano elementari, cambiano, quindi passano via. E vanno via. Cioè, questo è anche vero. Senti, ti ringrazio per le 4 chiacchiere che abbiamo fatto e ti segnalerò quando verrà pubblicata la tua intervista. Però salutiamo un attimo gli spettatori, no? Sì, e soprattutto ricordatevi di leggere questo libro. Ops. Ecco, salutiamo. Allora, ciao. Salutiamo gli spettatori, che sicuramente questa non è una televisione, però è senz'altro saranno piacevolmente sorpresi di essere salutate. Tu lo sai che Dolce è un sito femminile, anche sì. Se letto molto. Ma avete parlato molto di me. Io mi ricordo anche, ho fatto un'esposizione adesso a febbraio ed è uscito un bell'articolo su Dolls. Sì, un'esposizione sì, col The Box. Sì, 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 è molto interessante, molto interessante. E quindi tu sei la fondatrice di Dolls, com'è? Sì, è molto carino. Sì. Anni fa, per cui ormai siamo... Ma perché Dolls, che vuol dire bambole? Donne online.